Mi sentivo come una preda nella savana. Il tassista iniziò a dirmi che potevo pagare la corsa con sesso orale. Sulla strada del lavoro un uomo si è tirato giù i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. Ok, grazie mille, sono arrivata alla macchina. Grazie. Donne per strada è un progetto nato un mese e mezzo fa dopo la morte di Sara Everard. Quello che facciamo, che è appunto la sicurezza in strada delle donne. Donne per strada. Si aprirà il profilo, messaggio, SOS diretta. Le persone ci possono scrivere, noi attiviamo nel giro di 1-2 minuti una diretta, pubblica o privata. Sarà una persona un po' strana dietro, ero completamente da sola. Perché è un problema tornare a casa da sola? Perché è un dato di fatto. Le donne continuano ad essere stuprate, continuano ad essere ammazzate, continuano ad essere anche solo infastidite. Di far parte di questo gruppo perché quando sono arrivata in Italia da Barcellona mi sono stupita tantissimo di quanto maschilismo, quanto catcalling, quanti abusi stradali ci fossero. Avevo 17 anni e da Termini presi un taxi per andare a casa. Il tassista iniziò a farmi commenti strani. Io allora chiesi di scendere, diedi i soldi, iniziò a dirmi che non aveva cambio, che se volevo il cambio dei soldi dovevo andare a casa sua con lui. Io ho iniziato a fare delle dirette, c'erano 18enni che tornavano di notte dal lavoro in strade totalmente buie. Queste ragazze erano molto spaventate, avevano bisogno di compagnia, avevano bisogno di supporto, mi dicevano che avevano tanta paura di essere molestate, che non sarebbe stata la prima volta, che di solito non sapevano chi chiamare, che chiamavano amiche, ma spesso a tarda notte non rispondono. È come violare la libertà di vestirsi in un certo modo, la libertà di fare determinate strade, ma anche di uscire. Ci sono persone che ci hanno raccontato, ad esempio, che spesso non uscivano con gli amici perché magari senza macchina e per tornare a casa dovevano fare un tratto particolarmente buio. Perché legare il catcalling e il femminicidio? Perché sono tutte e due appunto figli dello stesso sistema. Cosa direi ai ragazzi che fanno catcalling? Cercate di tenere per un attimo quel complimento dentro di voi e riflettere sul fatto che quella donna voi non la conoscete, non sapete il suo vissuto, non sapete chi è, non sapete come vive, non sapete se soffre di insonnia, non sapete se ha l'ansia, quindi nel dubbio tacete.